Ciao a tutti, io sono Fiera e bentornati su questi schermi e soprattutto benvenuti nel secondo episodio del Book Grinch. Il video di oggi sarà... è un video che io non ho mai fatto, infatti per riuscire a pensarlo e strutturarlo in questo video ho dovuto guardare dei video degli altri booktuber su come li fanno loro queste tipologie di video, perché io non l'avendolo mai fatto e non neanche guardandolo troppo in realtà, devo essere sincera, non sapevo come farli. Quindi mi sono fatta una cultura e ho notato che sinceramente per me, che sono una lettrice un po' lenta e che magari mi perdo ogni tanto perché comincio 70 cose insieme, sempre per il fatto che sono molto sconfusionaria, potrebbe essere un video molto utile da fare. Il video di cui sto parlando, infatti, è un video TBR. Che cos'è un video TBR? È un video in cui io vi faccio vedere una lista di libri che avrei intenzione di leggere nel prossimo periodo. E per prossimo periodo si intende da qui ad un po'. I libri che vedete oggi, alcuni li ho già iniziati e sono per lo più narrativa, e altri invece sono saggistica che vorrei iniziare a breve. Ma cominciamo subito, bando alle ciance. Il primo libro che vi mostro è No Planet B di Mike Berners-Lee e il sottotitolo è Guida pratica per salvare il nostro mondo. Allora, io questo libro qui lo voglio leggere da un po' e è appunto, come suggerisce il titolo, come suggerisce il sottotitolo, è un libro che parla di cambiamenti climatici, di ambiente, di combustibili fossili, di cose si possono fare per appunto salvare il pianeta, come dice il sottotitolo. È un libro un po' corposo dal punto di vista proprio del contenuto, perché ci sono dati, grafici. Mi sembra un libro molto molto ben fatto e in questo periodo qui mi sto più dirigendo verso la saggistica. Infatti ho letto su LOL alcuni libri in digitale perché non li avevo in cartaceo, li ho trovati su Media Library e ho visto che con la saggistica vado più sul sicuro in questo periodo come proprio tipologia di libro. Perciò questo è uno dei prossimi libri che voglio leggere assolutamente. Passiamo al prossimo libro, che è un libro di narrativa ed è un libro che io ho già iniziato da un po'. Purtroppo l'ho un po' lasciato da parte, non perché non mi stesse piacendo, non mi stesse coinvolgendo, ma perché era fisicamente per me troppo pesante da tenere in mano. Io preferisco leggere da seduta, ma tenendo il libro in mano, e quindi per me questo libro era diventato troppo pesante, l'ho accantonato. E sto parlando di Sei di Corvi di Leigh Bardugo. Questo, come potete ben vedere, l'ho preso in biblioteca, l'ho preso poco prima che chiudessero e ce l'ho ancora io, non so come farò a restituirlo. Spero che prima o poi riapriranno le biblioteche in modo tale che io glielo possa riportare, ma nel frattempo lo finisco di leggere con calma, visto che il tempo non mi manca. E motivi per cui non lo sto divorando sono che non è che ami chissà quanto la scrittura di Leigh Bardugo. Attenzione, non voglio essere linciata, per piacere non linciatemi, però noto quasi come un cambio di stile tra un punto e l'altro. Cioè, per esempio, una cosa che un po' mi irrita di questo libro è che i personaggi nei dialoghi prima parlano un po' forbiti e poi a un certo punto buttano in mezzo delle parolacce a caso che non ci stanno minimamente proprio con la struttura della frase, con la struttura del discorso. Non so se questo è colpa della traduzione in italiano, non lo so perché appunto io lo sto leggendo in italiano. Se voi l'avete letto in inglese o comunque l'avete letto in italiano, fatemi sapere un pochino qui sotto cosa vi è sembrato, infatti ora non riesco più a tenerlo in mano. Se l'avete letto, fatemi sapere che cosa ne avete pensato, insomma, del libro. Non sto dicendo che sia brutto, anzi, la storia la sto trovando interessante, motivo per cui voglio continuarlo. Infatti non lo avrei continuato, l'avrei accantonato, l'avrei lasciato lì e avrei aspettato che le biblioteche riaprissero. Però, appunto, la scrittura è il mio unico punto dolente, che poi non è neanche tutta la scrittura, ma è solo questo cambio di tono quasi fra nei dialoghi e nel modo di parlare dei personaggi. Non lo so, voi se l'avete letto fatemi sapere se anche voi avete notato questa cosa. Poi passiamo al prossimo libro che ho iniziato. Questo non è né narrativa né saggistica, è un libro molto molto dolce e piuttosto sensibile come libro. E è un libro di cui io ho già letto metà, poi mi sono fermata sempre per lo stesso motivo. E è un po' complicata la situazione, nel senso che per me questo libro pesa, fa ridere. Però per me questo libro pesa, infatti sto un po' facendo fatica. E questo libro lo voglio assolutamente finire perché mi stava piacendo molto, l'ho accantonato sempre per lo stesso motivo, nel senso che io sto facendo fatica a tenere i libri in mano. E sto parlando di Diario di un giovane naturalista di Dara Mac. Allora, è un ragazzo irlandese.
è un ragazzo di 14 anni irlandese che è autistico, ha scritto questo diario dove ripercorre attraverso le stagioni, per esempio qui c'è l'estate, inizia dalla primavera, l'estate, l'autunno e finisce con l'inverno. Il libro è diviso in quattro parti. È molto interessante perché si vede sia da un lato la sua passione per la natura, e dall'altro lato si vede anche il suo lato, appunto, il suo essere autistico, come lo aiuta e come lo trattiene, ma soprattutto ci dà un punto di vista, proprio lo scrive su carta, il suo punto di vista del mondo, dal suo proprio punto di vista di ragazzo con l'autismo. Secondo me è molto interessante anche quel punto di vista. Vi leggo una frase che mi aveva colpito tantissimo, che ho sottolineato. La vita intorno a noi è così curiosa e affascinante. L'autismo amplifica le mie sensazioni, la mia gioia non ha filtri. A tanti non piace chi è diverso, chi è allegro e si emoziona, chi cavalca la cresta dell'onda ogni singolo giorno. A tanti non piaccio io. Ma non per questo smorzerò il mio entusiasmo. Perché dovrei? Ecco, questa frase mi ha colpito tantissimo, infatti ci ho messo il mio simpatico washi che uso per segnare le pagine. E non lo so, voglio assolutamente finirlo perché è stato messo da parte solamente per un motivo fisico, non perché non fosse bello. Quindi anche questo sarà uno dei prossimi che leggerò, cioè che finirò di leggere. Poi, altro libro che ho iniziato a leggere e che voglio assolutamente finire nel prossimo periodo perché mi è arrivato il seguito, è La casa della foresta di Marion Zimmer Bradley. Se avete visto il video dell'altro ieri, il primo episodio, avete visto nel book haul il seguito di questo, cioè Signora di Avalon. Questo qui l'ho iniziato a leggere un po' di tempo fa, se mi seguite su Instagram lo sapete, ed è stato accantonato per lo stesso motivo. Questo libro per me pesa un sacco. La storia è veramente bella, la nuova traduzione rende molta più giustizia, secondo me, alla narrazione di Marion Zimmer Bradley. Se non avete mai letto Le nebbie di Avalon, io ve lo consiglio perché secondo me è uno dei fantasy più belli che ci siano ed è anche un fantasy dove vengono rappresentate le donne in una maniera molto molto bella e interessante, quindi ve lo consiglio. Questo è il seguito e lo sto leggendo sempre un po' a rilento, però è molto molto bello e ha delle atmosfere che, mamma mia, pazzesche, oltre al fatto che ogni volta che riprendo in mano questi libri, i libri di Bradley, io voglio assolutamente trasferirmi in Inghilterra e vedere quelle zone con questa nebbiolina, con i menhir, cioè io voglio trasferirmi lì. Ogni volta che leggo uno di questi libri, oppure mi riavvicino a quelle narrazioni, cioè io proprio con la mente volo lì. Però non si può, però siamo a Padova, sempre nebbia, però c'è almeno, dai, almeno una cosa. Quindi un altro libro che voglio finire di leggere è assolutamente questo qui. Fra l'altro ho appena notato una cosa, che la maggior parte di questi libri, tranne due, sono scritti da donne e sono molto contenta di questa cosa. Sono veramente contenta perché era una delle cose che volevo cominciare a fare, cioè leggere più autrici donne. E mi sto rendendo conto che lo sto facendo e sono molto fiera di me stessa, anzi no, sono molto fiera di me stessa. Damiano, so che apprezzerai. Un altro libro che voglio leggere a breve, lo avete visto l'altro ieri nel primo episodio del Book Grinch, nel book haul, sto parlando di Manifesto della Verità di Juliana Sgrena. Ve ne ho già parlato lì, questa sicuramente sarà una delle prossime letture e forse sarà anche il protagonista di uno dei prossimi video del Book Grinch. O lui o un altro di questi libri. Insomma, vedrete prossimamente. Poi il prossimo libro, ve l'ho sempre mostrato ieri, è Tettagna di Patrizia De Luca. Anche questo è uno dei libri che voglio assolutamente leggere nel prossimo periodo, se non appunto in questi giorni qui. Vedrò, deciderò, non so ancora bene come incastrarlo, però sicuramente voglio leggerlo entro l'anno perché voglio assolutamente leggerlo, cioè, ma proprio voglio leggerlo. Ne ho letto una recensione molto molto ben scritta, l'avevo trovata su Twitter, non mi ricordo. Se lo ritrovo ve lo linko qui sotto, se no non l'ho più trovato. Comunque, questo assolutamente entro la fine dell'anno voglio leggerlo. Poi non sarei io se non ci fosse anche una graphic novel e sto parlando di questa. Il futuro non promette bene, questa qui credo che me la leggerò questa sera, proprio a dirla tutta, perché mi intriga un sacco. Ieri l'ho riguardata abbastanza e quindi mi sa che questa qui me la leggo proprio in questo momento qui. Ve l'ho fatta sempre vedere l'altro giorno
nell'altro video e niente, anche questa è assolutamente una delle prossime cose che voglio leggere, anche perché mi sono resa conto che quest'anno ho letto molto più graphic novel che effettivamente libri di narrativa, insomma. L'ultimo libro è un libro che mi ha regalato il mio ragazzo per praticamente il compleanno, solo che è arrivato un bel po' dopo, io compio gli anni a fine luglio e questo libro è arrivato a ottobre, credo. Sì. Comunque, sto parlando di Invisibili di Caroline Criado Perez. E io con i nomi mi dispiace, ma sono proprio negata. Comunque, questo è un libro che punto da quando è uscito, cioè a metà maggio di quest'anno, e sono iper curiosa. Sostanzialmente, l'autrice in questo libro fa vedere quanto le donne siano effettivamente discriminate, siano invisibili in tantissime parti della vita umana, del lavoro, fa vedere proprio bene con dati alla mano. Cioè, una cosa che mi ha un sacco colpito era nella parte del fatto che, per esempio, gli infarti nelle donne non vengono riconosciuti subito, perché i sintomi sono diversi, però siccome viene studiata come malattia e vengono presi a soggetto per la maggior parte uomini, oppure come i manichini da crash test considerino solo il corpo dell'uomo e quindi le donne siano più soggette, siano, non siano più soggette, ma abbiano più problematiche in caso di un incidente, perché le macchine sono pensate proprio per l'uomo, non per la donna. E appunto racconta con dati alla mano tutte queste discriminazioni, tutte queste cose, e secondo me è un buon libro per basarsi su dei dati effettivi. Ne ho sentito parlare abbastanza bene e anche abbastanza male, quindi sono molto curiosa di leggerlo io per me stessa e vedere che cosa ne penso. Comunque, con questo libro è tutto e era un video un pochino più veloce, un pochino più tranquillo per appunto farvi un po' vedere che cosa ho intenzione di leggere nel prossimo periodo e che cosa ho iniziato e sto portando avanti, e anche per farvi entrare un pochino nello spirito del Book Grinch, continuando con un altro contenuto un po' più tranquillo. E niente, il video finisce qui. Spero che questa seconda puntata del Book Grinch vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un mi piace e se non mi conoscevate, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Se volete anche seguirmi su Instagram, vi lascio il link nell'info box. E niente, con tutte queste ultime informazioni, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!